Pochi sanno che la mamma si chiamava Giuliana, cioè io credo siamo in due al mondo che portano lo stesso nome della persona famosa. Io, e l'altro adesso in questo momento non mi viene in mente, perché siamo gli unici che hanno proprio lo stesso identico nome del marchio. La mamma si chiamava Giuliana Camerino, non si chiamava Roberta di Camerino. E questo non è che mi abbia aiutato, tutt'altro, perché la gente pretende molto di più da me. Ero diventata procuratrice generale, mi occupavo più che altro della parte commerciale, però ho sempre questa spada di Damocle della mamma che certe cose non aveva voglia di sentire. All'interno dell'azienda però hai fatto anche una tua linea. Facevo la linea bambino. Beh, dei miei disegni, la cosa che più mi ha emozionato è stata vedere la carrozzella che io facevo per la Giordani, che è stata la prima carrozzella colorata. Mi ricordo con grande divertimento le sfilate, prima, dopo, durante, la stanchezza. Tanto che quando la mamma ha smesso, gli ho chiesto: ma come fai a che non ti manchi la gioia? È come essere quando siamo andati al circo e abbiamo fatto una sfilata al circo e abbiamo conosciuto questa gente che ha nel cuore la loro passione. È una cosa che non ti va via, come a me. Che non sono la mamma, non ero io che creavo le sfilate o che le dirigevo come faceva lei, però questa vita di queste, il prima di preparare, l'emozione, quello mi manca molto, l'uscita della mamma alla finale, mentre suonavano Smokin' in Your Eyes, tutti noi che piangiamo. Questo lo ricordo con molta nostalgia, mi manca molto. Roberta il Camerino, con grosso dolore, l'abbiamo dovuta accantonare. Mi rimane il mio nome, che è un gran peso. Mia figlia lavorava con la nonna, poi ha lavorato un po' con me e abbiamo pensato di fare una linea di borse. L'abbiamo chiamata Dadai, perché è un nome che mi piaceva molto ed era il nome che il mio nipote dava, figlio della Tessa, dava a Babbo Natale. E per di più mi è venuto molto bello, almeno a me piaceva molto, il logo ed è una parola che non si dice in tutte le lingue. E così abbiamo cominciato a fare questa linea di borse, fatta assieme creativamente sia da Tessa che da me. Devo dire, almeno lei metteva la giovinezza. È stato molto difficile l'inizio perché almeno per me, per Tessa meno, staccarsi dal Roberta di Camerino, perché non volevamo assolutamente copiare, pur lasciando un piccolo tocco perché è proprio nel nostro DNA e non lo possiamo cancellare. Venezia potrebbe diventare la capitale della moda. Magari sarebbe avremmo bella gente a Venezia. Comunque sì, tutte le grandi marche hanno il loro negozio qua a Venezia. Purtroppo c'è della difficoltà ad arrivare, però fatto con intelligenza sarebbe un sogno che poi era il vero sogno della Luciana Boccardi, che ricordiamo con grosso affetto e mi sembra giusto. Magari sarebbe molto bello.